siamo arrivati. Ora posso sapere perché siamo qua. Devo sedurre le persone che sono là dentro. E accanto a una bella donna come te sarà impossibile fallire. Fermo, non puoi entrare. Ricevimento privato. Te ne devi andare, vai. Forza, gira il motorino e va via. C'è dopo l'Amer. Buonasera, dottor Amery. Ah, Vedrana, ti presento il presidente della sezione ricerca e sviluppo per le energie alternative della Commissione Europea. Buonasera. Piacere. Ah, e qua ci sono i nostri soci della Germania, la Ruhrgas. Come va? Benvenuti. Buonasera. Prego, seguitemi tutti. Ma, papà, che cosa stiamo festeggiando? Tra un minuto lo saprei. Grazie. 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 La prima cosa che faccio quando sono al mare è immergermi nell'acqua gelida e nuotare verso il largo. Mi ricorda la sensazione più vivida della mia infanzia, il freddo. Il freddo e il buio della mia stanza da letto quando ero bambino. Mia madre mi copriva con tutte le maglie che aveva, ma non erano mai abbastanza. Io quella sensazione non la voglio dimenticare. Ho chiesto io di staccare la corrente per ricreare la sensazione che mi provocava il buio. È proprio per questo che appena posso mi tuffo nelle acque buie e gelide. Ma noi oggi abbiamo una grande possibilità che ci viene offerta dalle profondità del mare. È una sfida ambiziosa e non dobbiamo ascoltare le voci di chi vorrebbe frenare la scienza, perché quelle sono le stesse voci che criticarono Copernico e condannarono Galileo Galilei. Ma il progresso scientifico va di pari passo con la storia dell'uomo e non si ferma. È per questo che noi questa sera siamo qui, nella cornice di questa splendida villa che ci ospita. Perché un anno dopo la tragedia che ha visto morire su una piattaforma al largo della Tunisia 29 dei nostri migliori scienziati, proprio da quello stesso posto, il mare della Tunisia, riparte oggi la nostra avventura. E questo è solo il primo atto di una grande rivoluzione grazie alla quale da domani nessun bambino del mondo resterà mai più. Al buio e al freddo. Bravo! Grazie al discorso! Grazie, grazie. E adesso vi lascio con mia figlia Vedrana che farà per me gli onori di casa. Io tornerò tra qualche minuto perché voglio parlare con ciascuno di voi, anche singolarmente. A dopo. Un applauso. Bravissimo. Ma che ci fai tu qui? Vicino ai nostri impianti c'è stata una scossa di 5 gradi della scala Richter. È la scossa più forte registrata in quella zona. Sono giorni che la Terra si muove. L'ingegner Paniere dice che vuole fermare tutto. Ma tu lo sai chi è che ci dirà?
dirigenti della Energy Sea Line. E azionisti, e politici di primo piano. Ma è questo che non capisco. Ora è il momento di essere invisibile e lei decide di stare in primo piano, sotto riflettore. Neanche gli alleati più devoti riescono a frenare l'istinto di avventarsi contro il loro capo se lo credono debole. Io non sono debole e tutti lo devono sapere. Per questo non mi posso fermare. Perché quelle persone di là devono sapere che noi manteniamo i nostri impegni. E allora vada lei a vedere con i suoi occhi quello che sta succedendo. Non mi hai detto niente del tuo piano. Forse non saranno i risultati che mi avevi promesso. Avrà Luca Bottai, stia tranquillo. Va tutto come previsto. Perché non sei venuto ieri sera? Ti hanno fermato, era impossibile seguirti. Che è successo? C'era un sacco di gente importante. Mio padre ha parlato delle sue ricerche di acqua e di energia. Aspetta un secondo, Marcello. Mi aveva detto che nella mappa che aveva preso a casa tua si parlava di ricerche sottomarine. C'è una cosa che mi ha colpito. In quel posto c'era uno degli uomini che ho visto con mio padre in una vecchia fotografia. Era un militare serbo. Appena l'ha visto è corso a parlargli. Era molto preoccupato. Di cosa hanno parlato? Non lo so. Si è allontanato con lui e mi ha lasciato da sola. Quando avrò finito, il circuito risulterà collegato rimanendo fisso sull'ultima immagine. Fatto. Andiamo. Vedere quello che ho trovato. Un attimo. Dai, sbrigati. Ecco. Fa presto. Ci sei? Sì, andiamo. Di qua. Sì. Guarda. Manchiamo giusto noi due. Anche lì è pieno di file sull'esplosione della base in Tunisia. Che cosa c'entra la Dark Water con l'incidente della Tunisia? Fermatevi!
sa che gli abbiamo rovinato la domenica. Ho paura di dirti la verità. Anch'io ho paura. No, tu non hai mai paura di niente. E invece ho paura di tutto. Ma quando uno ha paura di tutto, o si chiude in casa, o decide che non ha più paura di niente. Io ti amo. Salta! Dai, forza! Aspetta. Corri! Corri! Il resto non si apre. E che cos'era? Leggi qui. È uno scambio di mail tra gli avvocati della compagnia dell'assicurazione dell'Energy Sea Line e gli altri soci del consorzio, a proposito dell'incidente sulla piattaforma di Luca. Senti. Avendo i nostri periti constatato che il sistema di sicurezza della piattaforma non entrò in funzione in quanto fu disattivato prima dell'ora presunta dell'incidente, la nostra agenzia non intende procedere al pagamento del premio assicurativo. Qualcuno aveva disattivato il sistema di allarme. Ma chi? Aspetta. Devo parlare con Tara.